Ben ritrovati sul canale del signor Maggiano. Siamo qua oggi con un video atipico. Stiamo vedendo, vedete, Daniele in porta. In questa partita commentata dal vostro Bruno Longhi, questi highlights di questa partita. Qua vediamo che il signor Maggiano si disimpegna bene. Stiamo vedendo questa partita che fa parte di un torneo nel quale stasera ci sarà tra l'altro una finale. Scusate le immagini, ma non si vede granché bene. Comunque stiamo vedendo qualche azione di questa partita tra Argentina e Olanda. Qua la traversa da parte degli argentini. Ricordiamo che Daniele gioca nell'Argentina. Stasera poi ci sarà la finale. Qua Daniele rinvia, anche se non si vede un cazzo. Comunque un paio di parate notevoli, le andremo a vedere tra poco. Ci sarà poi la finale, magari gli highlights della finale. Faremo un altro video che il vostro primo nome vi commenterà. Questo video più che altro era per farvi vedere che Daniele se la cavicchia abbastanza. Qua il palo incredibile preso ancora dall'Argentina in questo quadriangolare. In finale ricordiamo che sono arrivate, come nella realtà, Argentina e Germania, che si sfideranno questa sera. Questo video veloce giusto per farvi vedere. Qua un altro tiro e Daniele para praticamente all'incrocio dei pali, anche se qui i cameraman sono pessimi, non si vede un cazzo. Si vedrà dopo un'altra notevole parata di Daniele del signor Maggiano. Eccola qua, forse qui vedete che l'Olanda è in possesso palla, la palla va fuori, Daniele adesso andrà al rinvio, andremo a vedere la parata più bella e poi il gol che decide questa gara. Ricordiamo che Daniele tornerà ovviamente con video anche che parleranno di videogiochi. Eccola qua la parata del signor Maggiano. Paratone senza senso di Daniele. Si è ritrovato il pallone anche lì abbastanza a caso. E adesso andiamo a vedere, però le immagini sono veramente brutte. Infatti per la finale chiederemo di filmare magari dal centrocampo. Qua poi il filmato cambia perché la ripresa cambia, non è più con la videocamera ma è con un cellulare. Comunque andiamo a vedere praticamente il gol che decide la partita. Intanto Daniele sta scaricando la beta di Destiny per Xbox One. Ecco qua il gol che decide la partita, segnato da uno dei giocatori in maglia bianca, uno dei compagni del signor Maggiano. Stasera alle ore 22 ci sarà la finale che Daniele andrà appunto a giocare in questo campo, ricordiamo, in provincia di Cuneo. Vediamo qua ancora qualche immagine relativa a questa partita. Intanto il vostro Bruno Longhi va a finire il commento di questa gara e il commento di questo video. Un video così proprio senza alcun significato logico, giusto per farvi vedere che Daniele gioca a pallone, gioca in porta, ha giocato per tanto tempo e qua ha giocato a 7 in questo torneo, è stato ripreso e appunto vedremo se avremo qualche immagine della finale, soprattutto se la squadra di Daniele riuscirà a vincere, non come nella realtà quando la squadra della Germania ha vinto il mondiale per 1-0 qui. Ricordiamo che ci sono anche dei premi in questo torneo. Tra l'altro, niente, cos'altro dire? Il vostro Bruno Longhi sta per chiudere qua questo video, questo commento, questo video. Noi ci ritroviamo presto qua sul canale del signor Maggiano, quindi rimanete sintonizzati. Appunto arriverà, crediamo noi tutti, il video della beta di Destiny. Altri video riguardanti il mondo dei videogiochi. Arriverà anche un video successivo a questo, probabilmente domani, che vi parlerà del Vinadio Comics and Games che ci sarà fra qualche giorno, il 27 di luglio. E tra l'altro andrà anche l'amico di Daniele, Cassa Corporation, un altro youtuber. Cassa Corporation sarà presente insieme a Daniele molto probabilmente a questo Vinadio Comics and Games. Quindi rimanete sintonizzati, arriveranno molti altri video. Qui intanto va a finire la partita, quindi l'Argentina va in finale, nella finale di questo torneo che sta disputando Daniele tra i pali dell'Argentina. Ci fermiamo qua, un saluto dal vostro Bruno Longhi, rimanete sintonizzati, una buona serata a tutti.